Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, questa mattina a Siracusa per la candidatura di Reale, quindi Ezechia Paolo Reale, a sindaco di Siracusa. Una manifestazione alla quale ha preso parte, tra gli altri, anche il Presidente dell'Ars Micciche e anche la parlamentare nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo. Al Presidente del Parlamento europeo, ovviamente la domanda d'obbligo è quella relativa al nuovo governo nazionale e i rapporti che ci dovranno essere con l'Unione Europea. In nome dei ministri accettare le proposte del Presidente del Consiglio incaricato, tocca a lui dire l'ultima parola, non tocca a noi dare giudizi su questa o quell'altra persona. Come rappresentante di Forza Italia posso tanto confermare che noi saremo all'opposizione di questo governo e voteremo soltanto i progetti che sono contenuti nel programma di centrodestra, per il quale i miei colleghi sono stati eletti alla Camera e al Senato. Amministrative di giugno qui a Siracusa, voi siete impegnati con Reale? Assolutamente sì, è un momento particolare, la Sicilia ha bisogno di amministratori locali capaci, ha bisogno di essere parte di un progetto più ampio che illustrerò anche dopo, di un diverso utilizzo dei fondi europei per realizzare infrastrutture diverse. Dovremmo accorpare tutti i fondi non utilizzati per dar vita ad un fondo capace di realizzare infrastrutture. Mi pare inconcepibile che la Sicilia non abbia l'alta velocità e che i porti siciliani non possano essere utilizzati nel modo migliore, soprattutto adesso che con la nuova via della seta e che gli imprenditori anche siciliani siano costretti poi a portare le loro merci ad Atene, che è il nuovo grande porto cinese. Ritengo che il meridione d'Italia con le isole debba essere valorizzato. Questo fondo si può costruire, arrivare a 20 miliardi con un effetto leva che può arrivare a 200 miliardi per realizzare soprattutto grandi infrastrutture, ivi comprese quelle digitali, perché se noi vogliamo che anche nelle zone interne i giovani possano essere connessi, possano essere competitivi, se vogliamo attirare nuove presenze turistiche, non possiamo pensare che la Sicilia, con la bellezza che ha, abbia meno voli di quelli che ci sono per le Baleari. Noi dobbiamo puntare a una crescita della Sicilia, uno sviluppo di tutte le infrastrutture per avere più presenze turistiche. Il turismo è una straordinaria risorsa, una bellissima città come Siracusa merita appunto di avere un'amministrazione che sia collegata a Roma, ma sia anche collegata a Bruxelles.